Buongiorno dall'informazione di News TVA. In primo piano ancora la protesta riguardo la rimodulazione dei comprensivi previsto dalla giunta Toselli. Prosegue dunque la protesta del mondo della scuola nei confronti della riorganizzazione dei comprensivi proposta dall'amministrazione Toselli. Prima tappa, questa sera alle 20:30 alla sala polivalente di Reno Centese, dove noi ovviamente saremo presenti, un incontro aperto a insegnanti e genitori di tutti i comprensivi a cui prenderanno parte anche i sindacati. Prevista anche una seconda tappa domani a Ferrara con un presidio. Visto che l'amministrazione comunale prosegue l'iter di definizione della proposta di riorganizzazione scolastica. Dal canto suo l'amministrazione fa quadrato. Il sindaco Fabrizio Toselli e l'assessore Cinzia Ferrarini spiegano che si stanno susseguendo le tappe salienti di un iter complesso che condurrà verso una riforma che guarda al futuro, allo sviluppo e al potenziamento della scuola in un'ottica di investimento e di stabilità. Ma intanto prosegue il braccio di ferro tra Fabrizio Toselli e l'ex primo cittadino Piero Lodi. Comprensivi quelli del sindaco Toselli e l'arroganza di chi non ha argomenti. Quello che scrive nella pagina Facebook Piero Lodi, avanti, nonostante tutto e tutti, avanti senza spiegare nulla, scrive ancora Lodi e aggiunge avanti come se le regole e la democrazia non esistessero, avanti contro un territorio. Cambiamo adesso decisamente pagina perché sabato pomeriggio all'interno della Rocca di Cento si è proceduto alla premiazione della seconda edizione del premio Don Franco Patruno. Vediamo il servizio. Che organizza insieme al Comune di Cento, alla Cassa di Risparmio di Cento, al Museo Magi e all'Università di Ferrara, questa bellissima biennale che è arrivata alla seconda edizione. Siamo particolarmente orgogliosi che possiamo onorare la memoria di Don Franco Patruno attraverso questa bella iniziativa, che è un'iniziativa che è rivolta ai giovani. Si è svolta sabato scorso all'interno della splendida Rocca di Cento la premiazione della Biennale Don Franco Patruno. Premi in denaro per i primi tre classificati, dai 1.200 euro per Valeria Talamonti, prima classificata, a scalare per Deborah Cavazza, seconda, a Marco Casella, terzo. Valeria Tassinari, direttore artistico del Magi, seguirà la personale della vincitrice che a primavera esporrà proprio nel Museo di Pieve di Cento. Ci troviamo davanti a giovani che stanno investendo sulle loro capacità, ha sottolineato Cristiana Fantozzi, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Cento. Dallo studio alla passione, all'appoggio che vogliamo dare loro perché diventi una professione. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Cento, in collaborazione con l'amministrazione, ha curato questa seconda edizione, ha spiegato Gianni Cerioli, a prova che la Fondazione non solo conserva un patrimonio, ma promuove il nuovo e i giovani. Una bella iniziativa avvenuta ieri sera all'interno della Sala Franco Zarri del Palazzo del Governatore di Cento, quando gli organizzatori della Festa del Bue hanno consegnato nelle mani del presidente nazionale di Operation Smile, Santo Versace, la bella somma di 21.000 euro. Vediamo il servizio. Santo Versace, presidente di Operation Smile Italia Onlus, che come dicevamo in macchina è lodevolissima la presenza, lodevolissimo l'impegno che lui mette per Operation Smile, ma anche la presenza qui in questo momento, perché si è fatto 800 km per venire a dire a noi buonasera. E credo che sia veramente una cosa di una pregevolezza incredibile e che dica molto, molto, molto della persona, profondamente della persona. Noi siamo il gruppo del Bue, che detta così non è bellissima, però siamo il gruppo del Bue lo stesso. Ho promesso a Carla che verrò con più calma e più tempo quando potrò venire con mia moglie, non è un problema. Quindi grazie a tutti voi per l'impegno che ci mettete, perché noi possiamo, come sapete, noi vedremo i video, operiamo i bambini in tutti gli angoli del mondo. La nostra fondazione opera da 35 anni, è nata americana, ma in Italia dal 2000, e stiamo facendo anche sezioni in ospedale.
operiamo anche con le forze armate, perché operiamo con la Marina Militare sulla porta aerea Cavour. Abbiamo trasformato gli strumenti di guerra in strumenti di pace. Sulla porta aerea Cavour operiamo nell'ospedale militare al Ceglio, anche in altre zone anche dove l'esercito e la Marina ci chiamano. È un fatto fondamentale, nascono circa 900.000 bambini l'anno con questa malformazione, in alcuni paesi del mondo addirittura dove c'è l'ignoranza e dove non c'è la medicina. 21.500 euro, questa la bella cifra raccolta con l'edizione 2017 della Sagra del Bue allo Spiedo e della Fiorentina alla Brace dall'Associazione Grande Volontariato Sociale per i Bambini, tenutasi tra luglio e agosto a Villa Borgatti a Corporeno. Il ricavato è stato consegnato ieri sera nelle mani del presidente nazionale di Operation Smile, Santo Versace, e sarà devoluto alla fondazione che dal 1982, con un'equipe di più di 5.000 medici volontari, interviene con chirurgia plastica ricostruttiva su gravi malformazioni facciali, cambiando la vita a migliaia di bambini. Un ringraziamento speciale dal presidente italiano Santo Versace, che spera in traguardi ancora più belli per il futuro e che ha spiegato come l'associazione lotti ogni giorno insieme alle istituzioni per poter finalmente portare il diritto alla salute uguale in tutto il mondo. Un'edizione, quella del 2017, che ha visto partecipare quasi 4.000 persone, spiega la presidente di Grande Volontariato Sociale, Carla Resca. È un'iniziativa, quella dell'associazione, che in 4 anni ha visto devolvere alla Fondazione Operation Smile un totale di 107.300 euro, contribuendo nel restituire ai bambini affetti da malformazioni le vite che si meritano. Quando si dice solidarietà, una bella iniziativa, complimenti davvero agli organizzatori della Sagra del Bue e a Operation Smile, che fa veramente tanto tanto bene nel mondo. Ma cambiamo adesso pagina e parliamo di teatro, perché finalmente domani sera prenderà il via la stagione 2017-2018 della Fondazione Teatro Borgatti. Tutto pronto al Centro Pandorea di Cento per l'attesissimo concerto jazz di apertura Paolo Fresu Devil Quartet, che appunto inaugurerà ufficialmente la nuova stagione teatrale che si preannuncia già colma di grandi successi. Ma di tutto questo ce ne parla Maria Rita Atti, la nostra collaboratrice, che come lo scorso anno curerà per noi la rubrica Palcoscenico. Sentiamo. Salve a tutti i telespettatori di areacentese.com. Fra pochi giorni il Teatro Pandorera di Cento riaprirà i battenti e noi di areacentese.com saremo presenti per documentare e commentare per voi gli spettacoli, intrufolandoci anche sul palcoscenico per intervistare gli artisti. Giovedì 26 ottobre, direttamente dal Bologna Jazz Festival, ad inaugurare la stagione teatrale 2017-2018, il primo spettacolo del cartellone jazz. Paolo Fresu, musicista conosciuto a livello internazionale, con l'attesissimo concerto Paolo Fresu Devil Quartet. Una grande serata di jazz, miscelato ad altri linguaggi, carico di una straordinaria energia dinamica e colmo di buone invenzioni. Ad affiancare Fresu, con tromba, filicorno e live electronics, il chitarrista Bebo Ferra, il bassista Paolino Dalla Porta e il batterista Stefano Bagnoli, tre autentici assi dell'Italian Style. Questo primo spettacolo è l'assaggio di un ricco cartellone che porterà nella nostra città tantissimi artisti, dalla prosa alla musica classica e al jazz, dal cabaret alla danza, da spettacoli per giovanissimi fino ad eventi speciali. Come detto in apertura, noi di areacentese.com ci saremo e in serbo per voi anche una simpatica ed interessante novità che vi sveleremo però prossimamente. A presto! Un grosso in bocca al lupo a Maria Rita Atti per questa nuova avventura che sicuramente coinvolgerà tutti noi e tutti gli appassionati di teatro. Ma adesso, che siamo in vicini alla chiusura, parliamo di elezioni delle consulte. Sabato prossimo dalle 11 alle 20 si voterà per le elezioni delle consulte civiche sia a Cento che nelle frazioni.
I seggi rimarranno aperti appunto sia a Cento che nel Frazione dalle 11 alle 20. Per votare è sufficiente un documento di identità e non serve la tessera elettorale. Sabato prossimo sarà sicuramente un piccolo election day per Cento e non solo, perché si voterà anche presso la bocciofila centese per il rinnovo delle cariche. Con questo l'edizione di oggi si chiude qui, grazie a tutti voi della cortese attenzione, vi ricordo che noi torneremo puntuali domani alle ore 13, sempre in diretta qui da Cento, e che tutte le altre notizie le potete comunque sempre consultare sul giornale online areacentese.com, sempre a vostra disposizione anche il numero di WhatsApp che vedete in questo momento in sovraimpressione per mettervi in contatto con la nostra redazione, inviarci segnalazioni, foto e quant'altro. Davvero tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione, ancora una buona giornata, arrivederci a domani.